Ragazzi, ci siamo. It's playoff time. Finalmente inizia la parte più bella della stagione. Non solo la più bella, ma anche la più complicata da un punto di vista sia fisico che mentale, perché da qui in poi, raga, non si stacca più. Dove tutto quello che hai fatto prima non conta più niente. Perché puoi averle vinte tutte fino ad ora, aver espresso la miglior pallavolo in assoluto di tutto il campionato, per tutte le partite, per tutti i set, ma da oggi è come se non contasse più nulla. Perché da oggi riparte un nuovo campionato, dove ogni partita importante, se ne perdi una, rischi seriamente di rovinare tutta la stagione. Quindi giochi anche con una pressione completamente diversa rispetto a tutto l'anno. E noi diciamo che ci entriamo in questi playoff sì con tantissime convinzioni, dato che siamo la squadra da battere, perché conserviamo ancora il record di imbattibilità in tutto il campionato. Però questo è sì un nostro punto di forza, ma questa cosa può essere tranquillamente usata contro di noi, perché appunto siamo la squadra da battere. Tutti giocheranno alla morte contro di noi. Sappiamo che andremo incontro a 14 possibili finali. Sì, esatto, perché non solo la finale è la vera finale, ma tutte le partite da ora in avanti saranno finali. Primo turno lo giochiamo contro Amstetten, la prima partita in casa loro, perché per poi avere la seconda ed eventuale terza in casa nostra. Dato che è una trasferta non troppo lontana, circa 3 ore, andremo per l'ennesima volta in giornata. Eh sì, ragazzi, lo so che vi avevo detto che sarebbe stata l'ultima trasferta in giornata, ma no, purtroppo no. La cosa buona è che ci siamo potuti svegliare un pochino più tardi rispetto alle altre trasferte, dato che siamo partiti alle 9 del mattino e non come al solito tipo alle 6. Con questo non significa che il mio corpo sta bene, però semplicemente deambula un po' meglio. How is your trip? Buongiorno ragazzi! I slept for 2 hours and now we have lunch. Lunch at 11. We are a fucking chicken. It's good to me. C'è good. Non pasta che devi fare. Me lo dovevo aspettare che qualcosa sarebbe andato storto. Abbiamo cambiato la routine. Ragazzi, non si cambia mai la routine. Punto. Ragazzi, come vi ho detto, non era l'ultima trasferta che facciamo in giornata. E non vi so dire se mi piace oppure no, che da un certo punto di vista è meglio, perché comunque non si va un giorno prima, non si perde, tra virgolette, un giorno, hai tempo per allenarti a casa tua. Però ecco, arrivi là un po' cotto, un po' distrutto dal viaggio. Comunque, non è lontanissimo, Amstetten giochiamo, manca ancora un'ora. Arriveremo tra l'altro prestissimo, ci sarà anche tempo per sgranchirsi un attimo le gambe, meno male. E poi a battagliare. La cosa bella di venire qua ogni settimana a mangiare, che almeno hai il bagno gratis e non devi pagarli. Ripartiamo! Ho fatto un rapido calcolo, secondo questi miei calcoli che sono matematico preciso e perfetto, mancano 4 trasferte basta, cioè altre 3 oltre questa, se vinciamo tutte le partite, se no di più ovviamente. Altra fermata dell'ultima. Prima di arrivare, però. Pausa caffè. Comunque qui in Austria hanno dei problemi col meteo. Il giorno nevicano dei cocomeri, il giorno dopo ci sono 15 gradi. Pazzesco. Circus de Soleil. Wow. Per la terza volta scendiamo dal pool. Siamo arrivati. Sole, tanto sole, bellissima giornata, ma tanto stiamo andando in palestra come sempre. La prima cosa strana è che appunto faccio per entrare in campo a fare il mio classico sopralluogo per vedere un po' la palestra, eccetera, e vedo che c'è un torneo di ragazzi e penso, strano. Di solito quando c'è una partita importante o comunque una partita di Serie A non ci sono altri tornei organizzati lo stesso giorno. Magari il giorno prima, è già capitato anche a Modena, eccetera, però non lo stesso giorno. Praticamente stiamo andando in sala VIP perché c'è un torneo under 14 e quindi aspettiamo lì, dato che siamo arrivati presto. Faccio vedere magari la sala VIP. Ci
beviamo questo bel litro di caffè prima di giocare. Stai zitto, Nick, stai zitto. One eternity later. Sembra che ci spostino la partita a un'ora dopo. Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Novità del momento. Forse ci cancellano la partita. Dobbiamo tornare a casa. Nico, we have to come back to England without play. What do you think? Completely bullshit. Oh no. Total. Quindi adesso aspettiamo news e poi decidiamo, ragazzi. Non ho parole. Let's go. Let's go. Three games already. La terza partita che guardiamo di fila. Luan, che succede? Perché stiamo già andando a casa? Zero errore oggi. 100%. Ragazzi, stiamo tornando a casa. Non abbiamo giocato, incredibile. A me non era mai successo. A te? Sì, organizzissimo. Mai successo. Un po' incazzato. Sì. Torniamo a casa, ragazzi. Torniamo a casa. E niente, ragazzi, con le luci di questo bellissimo tramonto, che forse è stata l'unica gioia di quel giorno, siamo tornati per davvero a casa. Vediamo la situazione. Dopo non so quante ore che ho il cappello addosso. Ragazzi, siamo appena tornati, come avete visto la situazione è questa qua. Non vi sto neanche a dire quanto sono incazzato, perché una cosa del genere non può accadere, soprattutto nell'alto livello. La colpa ovviamente non è dei poveri ragazzini che giocavano, che hanno tutto il diritto di giocare, anzi non vedevano l'ora di giocare il torneo prima di una partita importante di playoff nostra per poi rimanerli a vedere. Ragazzi, queste cose non possono capitare, non possono. Non so cosa dire, veramente. Vedremo la federazione cosa vorrà fare, che sanzione vorrà dare a Darmstadt. E ovviamente non solo pecuniaria, io spero. Spero che ci sia qualcosa di più. Però questo è una mia opinione. Ragazzi, è passato qualche giorno, come potete vedere. Non trovo ancora le parole giuste per finire questo video, perché non so veramente cosa dire. Una cosa però ve la posso dire. È stato ufficializzato il fatto che abbiamo vinto 3-0 la partita, quindi gara 1. Sabato appunto avremo gara 2 in casa nostra. È una situazione che sinceramente non mi era mai capitata. Però sì, ecco, voglio ribadire che non è appunto colpa dei ragazzi, eccetera, è colpa semplicemente dell'organizzazione, perché poteva essere gestita decisamente molto meglio. E la cosa bella è che ci hanno anche attaccato, tra virgolette, dicendo che non abbiamo avuto pazienza di aspettare. Pazienza di aspettare, ragazzi. Però niente, è andata così. Ero indeciso fino all'ultimo momento se pubblicarlo o no questo video. Però ho detto vabbè, lo pubblico, perché appunto voglio raccontarvi tutto, anche le cose brutte tra virgolette. Voi continuate a seguirmi, spaccate il tasto dei mi piace e commentate, perché sono curioso di sapere cosa ne pensate. Io, ragazzi, vi voglio bene come sempre e ci vediamo la prossima settimana con i nuovi video. Ciao, raga.